Dalla terra, interessante. Un chilo, un metro quadro, sarà un successo. Ma non hai paura delle epidemie? Ho sentito dire che l'elicicoltura è a rischio. No, il problema sono gli uccelli e i roditori. Infatti pensavo a degli scacciastormi acustici. Interessante, sono ad ultrasuoni? Ma allora li conosci? Io avevo pensato a una sorta di mini contraerea a salve. Secondo me il troppo rumore rovinerebbe le colture. Bisognerebbe capire le frequenze. Potranno... è una scoperta sensazionale. Aspetta, che c'è? Non senti questi forti impulsi? Sì, radiazioni. Forse, non capisco. Attento, potrebbe esserci un geyser. Ma che dici? È caldo? No, è freddo e vibra. Fammi provare. No, si sta stabilizzando. Forse starà adattando alla tua temperatura. Portiamolo dal becco. Hai ragione, magari mi sa qualcosa. Se sangue quello. Sì, ma non è mio, tranquilla. Piuttosto è successa una cosa grave. Dimmi, ti ascolto. Mentre stavo venendo qui ho notato che due tizi mi seguivano. Così ho seguito la procedura per vedere se mi seguivano davvero. E ti seguivano? Sì, così ho pensato di fargli la solita imboscata. Ti sei liberata del pacco, vero? Certo, come mi hai insegnato tu. Li ho stesi e poi sono tornata a recuperare il pacco, ma... Il pacco non c'era più. Già. Dai, non preoccuparti, può succedere a tutti. Adesso l'importante è recuperare il pacco. Cosa hai in mente? Cosa dici, turiste o assistenti di volo? Turiste, ovviamente, non ci sono le porte nella zona. Turiste sia. Ok. Non mi dovete dire niente. L'avevamo trovato. E poi cosa è successo? È colpa di quel malato di mente. Se invece di spolverare avessi fatto attenzione. Se tu invece riuscissi ad essere la stessa persona almeno per 5 minuti. Vaffanculo. Idiota. Basta! Come cazzo è possibile che una ragazzetta vi abbia conciato in questo modo? Siete totalmente rincoglioniti. Cosa dovrei fare con voi? Vi dovrei distruggere, eliminare, estinguere. Lo vedi che se ti parla in faccia non succede niente? Lo vedi che per un granello di polvere non si muore? Lo vedi che purtroppo ti sputa in faccia e non muori? Dico, voi avete idea di chi ci ha ingaggiato? Penso che sapete pure i rischi che corriamo. Cosa cazzo dovremmo fare adesso? Dobbiamo trovarla. Ritrovarla? Vabbè, iniziate a preparare l'auto, però prima lavatevi perché così fate realmente schifo. Okay.
Salve, ingegnere. Oh, salve ragazzi. Stavo aggiustando questo apparecchio alla vostra amica Ambra. Avete mai visto una piastra d'acciaio del genere? Che cos'è questa pulsazione? Proviene dal sacchetto. Il sacchetto? Abbiamo trovato una pietra che mette questi campi magnetici. No, non può essere, tienimi lontano. Ingegnere, tutto bene. Presto, aspetta, mettila qui. Ingegnere, ma cos'è? Cos'è? Questo è un pezzo del mio passato. In che senso? Questo è il Carter H127. Carter 127? Cos'è, una macchina? Carter? Forse ho sentito parlare di lui. No, signore, loro non possono sapere. Il Carter H127 non è di questo mondo. 30 anni fa ero ricercatore nucleare. Quando un giorno cambiò tutto. Un asteroide esplose fuori dall'orbita terrestre. L'esplosione fu così forte da spezzarne il nucleo. Cadde sulla Terra in centinaia di parti. La maggior parte dei quali erano massi inermi, ma alcuni emettevano radiazioni magnetiche così forti da essere percepibili anche senza l'ausilio di strumenti. Presto si capì che il Carter era una fonte di energia immensa, capace di trasmettere tanta energia da risultare letale. Sapete ragazzi, a volte la scienza è banale. Così quasi per caso ci accorgemmo che il potere del Carter veniva isolato dalla semplice carta. Da qui il suo nome. Il Carter, se utilizzato bene, è una fonte di energia inesauribile, ma proprio per questo un'arma potentissima, una materia che dà energia e al tempo stesso essere più distruttivo dell'atomica. Cosa ci fa una cosa così potente per Terra? Beh, qualcuno deve averla buttata via. Ingegnere, ma chi lavoravo con il progetto 30 anni fa? Mi ricordo un ragazzo un po' più giovane di me. Era ossessionato dall'energia, aveva come una mania. Poi, quando l'esercito ci chiese di collaborare, io mi opposi e persi il posto, mentre lui accettò di continuare a lavorare per loro. E che fine fece? Credo che abbia dei laboratori suoi adesso. Forse sono i laboratori della Cartevolt. Ho sentito dire che producono i migliori propulsori per auto. Ma non hanno subito un furto di recente? Ma allora, il Carter H127 è stato rubato? E chi l'ha rubato ha voluto sbarazzarsene. E che facciamo adesso? Dobbiamo distruggerlo. E abbiamo una delle sole risorse che può aiutarci nelle imprese. Quale? Ingegnere, non vogliamo fare del male, ma dobbiamo riprenderlo. Ma lasciate che vi spieghi. Lasciate che vi spieghi cosa può provocare il cattivo utilizzo di questa energia. La vita umana non ha limiti. Cosa pensate che faranno le altre potenze quando sapranno che voi avete questa energia? Vi attaccheranno e voi risponderete con il Carter H127 e governerete su un mondo arido, senza vita, fatto di macerie. Credete che è questo che Jaelin vuole? Come fai a sapere di Jaelin? Chi sei tu? Io ho visto cose che voi neanche immaginate. Vi credete furbi, credete di avere il controllo su tutto. E invece non è così. Io ho assaggiato il potere quanto basta per capire che ci avrebbe portato alla rovina. Invece voi adesso avete la possibilità di cambiare tutto. Adesso tocca a voi. Mia, cosa ne pensi? Lo sai, gli ordini non si discutono. Ma noi non abbiamo mai giurato fedeltà a nessuno. Non siamo militari, siamo ladri. La nostra fedina, Terry. Solo così avremo un futuro. Sì, un futuro di morte e guerra se consegniamo questa cosa. L'ingegnere ha ragione. Libere in un mondo in rovina non avrebbe senso. E non siamo le uniche, Terry. Perciò dobbiamo fare irruzione e vi mettete a suonare i campanelli? Dobbiamo sfondare la porta. Sono trovati! Venga, ingegnere, scappiamo! Venga, ingegnere, venga! Thank you.
Venga, ingegnere. Venga, si sieda. Siamo alle solite, vero ingegnere? Mi dia questa pietra, potrebbe ferirsi. Assurdo che nessuno dei suoi familiari venga a trovarlo. Potrebbero quantomeno sforzarsi ogni tanto. Però sarai d'accordo con me che non se ne può più di questa storia. Dopo 4 anni. Dove l'avrà presa poi? No. Ma poi cos'è? Una pietra? Boh, buttala via, va. Dovremmo dire agli inservienti di controllare meglio quello che entra in clinica. Cos'è sta cosa? Non lo so. Emette una strana energia.